Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena registrato questo make-up che è veramente semplicissimo. In realtà ne ho registrati due, quindi un trucco da giorno super semplice, super luminoso, molto caldo, che mi piace tantissimo. E poi ho aggiunto appunto l'ombretto per trasformarlo, l'ombretto e la matita, quindi l'ho intensificato un po' per trasformarlo in un make-up da sera. Questo è, diciamo, il beauty che mi porterò io via al mare per tutto agosto. E ci sono dentro appunto i miei prodotti essenziali e ci sono appunto quei prodotti che utilizzo. In più porterò via questa che è la Chocolate Bar di Too Faced, che mi piace tantissimo, trovo una palette super versatile, facile da utilizzare e quindi niente, vi ho fatto vedere il trucco che sto facendo io quando mi devo truccare, quando devo registrare un video, quando devo uscire la sera, è sempre questo. Cambio il colore dell'ombretto, ma il procedimento è sempre lo stesso, ci metto davvero 5 minuti. E quindi niente, vi lascio al video, vi mostro tutti i prodotti che sono contenuti all'interno del beauty. Allora, il beauty in questione, come vi dicevo, è questo qui, vediamo cosa c'è dentro e nel frattempo lo applico. Quindi tiro fuori tutto così vi faccio vedere in ordine. La prima cosa che in realtà non metterò in un altro beauty probabilmente, ma è la crema, che si chiama Sensitive Vegetal di Rocher. Mi piace per l'estate perché sembra un gel, cioè vedete la consistenza è molto liquida e quindi si assorbe super in fretta e è molto fresca. Guardo in basso perché ho lo specchio. Ok, ho zoomato un attimo così vedete meglio. Poi cosa faccio? Vado a mettere il correttore. I correttori ne porto via due, che sono l'Instant Anti-Age, questi qui di Maybelline. Io ho due colori, lo 02 che è il nude e lo 01 che è il light. Li porto via tutti e due perché per la pelle un po' abbronzata mi va bene questo, ma che è lo 02 e il light mi aiuta ad illuminare un po'. Essendo che non porto via il fondotinta, ne porto via due di questi che tanto sono piccolini, quindi applico sull'occhiaia in questo modo e lo applico anche il light come base sopra. Senza pennelli, pennellini, con il dito. Le cipria, in realtà sono indecisa se portarla via o no. Questa qua mia solita di Kiko, ne metto proprio un velo con lo stesso pennello della terra. Così, proprio veloce, perché in realtà questo correttore non ha bisogno di essere fissato. Ok, quindi abbiamo fatto praticamente tutto quello che faccio io per il trucco da giorno. Per il trucco da giorno io poi faccio le sopracciglia e uso il Cabrow, questo qua è quello di Benefit che vedete sempre, con il pennellino. Questo è super buono perché vi dura tantissimo, c'è tanto prodotto, io ce l'ho da un anno e mezzo, ancora non è completamente secco, si è un po' seccato ma riesco a utilizzarlo lo stesso ed è water resistant, quindi anche se dovete andare in spiaggia, se sudate e non ci sono appunto problemi di make-up in questo modo. E poi con questo scovolino da mascara, come sapete che ho sempre che ho lavato e pulito, le vado a pettinare. Metto un po' di cipria anche sulla fronte dove tendo a lucidarmi, però d'estate anche chi se ne frega, al mare soprattutto. Ok, quindi per il trucco da giorno poi cosa faccio? Terra immancabile, questa qui è la Mini Hoola. Io non utilizzo il suo pennellino, ma mi trovo meglio con questo qua di Primark grande, quindi metto così e vado a fare un po' di contouring. Questa è l'unica cosa significativa che faccio per l'estate, in realtà, per darmi un po' di colore, perché sono un po' un fantasmino finché non vado al mare. Poi al mare, penso che la terra non la utilizzerò più, però insomma di giorno ora lo faccio. Concentro qui sulla tempia, però poi vado ad applicarla un po' su tutto il resto del viso. Ok, terra messa. Io adoro la terra, non potrei farne a meno davvero. Prendo il blush, che è questo qua di Sephora, Colorful Nacre Shimmer. Questo qua è il numero 29 ed è un pesca abbastanza colorato. Colore qui. Con il pennello da blush solito, questo qua sempre di Primark. Questo ha dei mini glitter oro all'interno che mi piacciono davvero molto. Secondo me d'estate un colore di questo tipo sta benissimo. Abbondo con il blush perché io lo amo. Metto anche qui sul nasino e sulla tempia. Quindi anche con questo vado ad applicarlo un po' in giro. D'altronde noi non siamo makeup artist, ci possiamo truccare come ci pare.
Questo è il concetto. Ok, prodotto che sto amando è l'illuminante liquido, quello di Becca. Sapete che io vi ho sempre fatto vedere quello in polvere, a parte che ora mi si è rotto, però per l'estate questo qua liquido mi piace tantissimo perché è più leggero ma dà una luce bellissima, quindi questo viene sicuramente via con me, lascio a casa invece l'altro. Metto tre pallini qua, qui. Mi piace tantissimo sul mento e sul dossetto del naso, che non bisognerebbe andare ad enfatizzare, però a me piace. E poi sempre con le dita, perché vogliamo renderci la vita molto più facile. Io non so se si veda, credo di sì, è molto molto bello questo. E poi cosa manca? Manca il mascara. Mascara, ne porto via due, credo, poi mia sorella porterà via quello di Lancôme, che è sempre mio, ma lei mi ruba, quindi alla fine ne avrò tre. Dark Love di Clio, e poi questo qua, Get Big Lashes di Essence, perché è waterproof. E ora vado a mettere il Dark Love di Clio. Lo metto solo sopra. Vedete la differenza? Penso si veda abbastanza. Questo mascara qui mi piace molto perché è super nero, è bello corposo, quindi deve piacervi l'effetto un po' ciglia drammatiche. E poi non si secca, cioè io l'ho comprato a novembre ed è ancora perfetto. Ok, quindi avete visto sostanzialmente cosa porto via. Mi porto via poi una palette e qua sono molto molto indecisa su quale portare via, perché c'è la Imagic, che sapete mi piace tantissimo, che è questa qua con tutti questi colori caldi, sia shimmer che matte, che è super compatta e è ottima. Però c'è la new entry, new insomma, sì, la new entry della collezione, che è la Chocolate Gold di Too Faced, che è decisamente più ingombrante, un po' più spessa e più delicata, che però mi piace da morire, che è questa qua, e quindi alla fine credo che porterò via lei. Questa è una palette che davvero vi consiglio di comprare perché la potete sfruttare tantissimo, perché come vedete ha il color burro, il marrone chiaro, il marrone un po' più scuro, un po' più caldo, e il nero, che quindi potete fare qualsiasi tipo di trucco. E poi ha tutti questi colori, tutti questi, che sono alcuni più shimmer, altri più metallizzati, però comunque molto luminosi, e ci sono sia quelli più caldi come l'oro, come questo qui Old Money, che è bellissimo, che è uno dei miei preferiti, ma ci sono i verdi, ci sono i viola, c'è l'argento, quindi sono davvero molto molto belli. I miei preferiti sono, allora, Old Money, che è questo qua. Questo che è Love and Cocoa, che mi piace molto, poi c'è Classy and Sassy, che è questo tipo rose gold, e anche questo Famous. Mi piacciono tantissimo. Io cosa faccio con questi? Anche per il giorno, in realtà, io per andare al mare non mi trucco. Questo è il mio trucco, diciamo, da città, quando ho qualcosa da fare, andare all'università, incontrare gente particolare. Quando voglio dare una sferzata ai miei look, che sono i look tra l'altro che vedete quando faccio video su YouTube, prendo uno di questi colori qui, appunto che vi ho detto. Ora prendo un pennellino, questo qui è piccolino di Primark, e prendo So Bouger, questo qui, che è il marroncino, quello più chiaro, e lo metto nella piega, in questo modo, molto velocemente. Tra l'altro si sfumano benissimo questi ombretti, è pazzesco. Ho già fatto. Poi prendo un colore, prendiamone due, dai, facciamo Famous, che è questo qua, e poi possiamo prendere Old Money, questi due, ok. E vado col dito, perché questi colori qua si devono applicare con il dito, in questo modo, uno e uno, due. Cioè, vedete che praticamente appoggiando il dito sulla palpebra si rilascia il colore, cioè veramente pazzesco. Io lo sto picchiettando così. Non bisogna essere troppo precisi. Poi io riprendo un pennellino, uso solo un pennello e vado a sfumare, lo porto anche sotto. Vedete che con due ombretti applicati in 2 secondi ho già fatto il trucco. Questi ombretti sono fantastici, perché hanno una resa micidiale, quindi si applicano super facilmente, riuscite a sfumarli molto bene, quindi anche per uno non troppo esperto funzionano bene. Matita, questa qua è quella marrone di Essence Long Lasting, che è quella unica che mi porterò via, nella riva interiore, superiore e inferiore.
modo. E poi, se voglio, aggiungo il mascara anche nella rima inferiore. Generalmente, se trucco un po' di più gli occhi, lo metto, se no, no. Comunque, in 2 minuti riuscite a cambiare completamente il trucco. Per quanto riguarda i prodotti per le labbra, invece, penso di portarmi via questi tre qua, che poi non userò neanche uno, però vabbè, porto questo lip gloss di Collistar che mi piace tantissimo, porto il Velvet Teddy di MAC perché è nude da tutti i giorni, easy going proprio, e poi porto 1982 che è questo qui di Clio Makeup, che è uno dei miei colori preferiti in assoluto. Anche la sera, un po' di mascara, questo e una botta di illuminante e il look è fatto. Ultima cosa che vi faccio vedere, che è compresa nel kit makeup, sono gli smalti, perché quest'anno ho deciso di non fare il semipermanente, quindi porto via questa qua di Kiko, che è un 3 in 1 shine, quindi fortifica le unghie, fa base coat e top coat, è molto bello, super lucido. Questo che è il mio smalto preferito del periodo, non so se stia mettendo a fuoco, comunque è un color latte, un nude molto molto naturale, che è il numero 103 di Kiko, questi qui, che sono fantastici. Faccio vedere meglio il trucco. Sulle labbra ho deciso che vado ad applicare il gloss. Quindi questo qua è il trucco che ho fatto. Davvero, come vedete, non sono tanti prodotti, ma facilissimi da usare. Io spero che vi piaccia. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.